Grande applauso a Gabriella Farinon. Eccola qua. Benvenuta. Benvenuta. Grazie. Grazie. Che comodi, Gabriella. Iniziamo la nostra chiacchierata partendo da una fotografia. Ecco l'applauso del pubblico dei fatti vostri per Gabriella Farinon. Grazie molte. Partiamo da una foto. Sì. La faccio vedere lì. Sì. Cosa ci faceva con Carlo d'Inghilterra? Che proprio questo sabato. Sì, sarà questa è una domanda attualissima. Sì, sì. Dunque, lui e Diana, cioè sì, il re Carlo e sì, l'ex principessa Diana, avevano fatto il giro d'Italia con sì, il loro yacht. E tra le varie tappe c'era Bari. Ah. Io allora ero sposata con un signore barese, stavo un po' a Roma e un po' a Bari, e in questa tappa a Bari c'era una colazione al Circolo della Vela e un invito sul Britannia, quindi lo è yacht stato reale. Che impressione ti ha fatto Carlo? Beh, intanto era molto sì, cortese, molto gentile. Lei, Diana, era un po' triste, devo dire, sì, poi si sa perché, insomma, era un momento di crisi, era l'85, quindi poi si sono separati. Comunque, devo dire che l'invito, eravamo in pochissimi, quindi abbiamo avuto modo di rivolgergli qualche parola. C'era, veramente, avevamo un... dovevamo stare dentro a certi limiti, insomma, c'era un protocollo da rispettare. E così noi donne abbiamo chiesto così delle cose un po' banali. Gli uomini si sono molto soffermati sull'abito che aveva, che era un principe di Galles. Quindi il famoso principe di Galles. Volevano sapere come era nato. L'origine di questo nome. L'origine. Veniamo alla tua carriera, che è iniziata per caso mentre facevi una passeggiata con i tuoi genitori. Da chi sei stata notata? Dunque, eravamo da poco trasferiti a Roma, sì, e era Natale e siamo andati a Piazza Navona. Piazza Navona c'era la settimana Incom che stava facendo delle riprese e non so se era Luciano Emmer o Gigi Magni, così, mi videro e chiesero ai miei parenti se potevano farmi un provino e se potevamo dargli il mio numero di telefono, e da lì cominciò. Cominciò con una pubblicità, tra l'altro sì, famosissima, e dalla pubblicità sei arrivata al cinema, hai recitato... Beh, insomma, sì, pubblicità ne ho fatta un bel po'. Un bel po'. Anche, sì, anche fotoromanzi. Fotoromanzi. Quindi, e poi dopo c'era Vadim a Roma che stava preparando un film, mi convocarono e feci il provino e fui assunto. E partecipasti a un primo film di fantascienza. Sì, sì, quello è buffo, perché sì, dopo 60 anni io non l'ho mai visto. Però se lo rivedo adesso, chissà, sono stata la prima donna andata nello spazio. Eri bellissima lo stesso, io che l'ho visto te lo posso confermare. Un giorno, su suggerimento di tuo marito, hai partecipato a un provino per la RAI ed è successo sì, che questo. Non ero molto convinta, però. Vediamo cosa è successo. Buonasera. A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo Quanto mai significativo, senza riti. Ad ogni singola puntata parteciperà uno dei più famosi cantanti di musica leggera italiana che presenterà a se stesso le canzoni più significative del suo repertorio in un, chiamiamolo, concerto di musica leggera. Sei diventata una delle signorine buonasera più amate. E all'improvviso tutti ti riconoscevano per strada. Beh, guarda, era molto facile allora, perché c'era un solo canale, quindi la televisione però già in molte case italiane era arrivata e noi, insomma, presentando, annunciando, eravate popolarissimi. Popolari. Senti, ma ho sentito che sei stata l'unica annunciatrice multata dalla RAI. Cosa avevi combinato? Beh, perché l'annunciatrice doveva restare a fare gli annunci di chiusura, sì, non come adesso che vanno i cartelli e tutto è cambiato. Sì. E l'annuncio di chiusura veniva verso mezzanotte e mezzo, così. Aspettando questo annuncio di chiusura eravamo, abbiamo cercato di un po' annoiate nell'attesa, io avevo una parrucca, pomeriggio avevo fatto delle foto con una parrucca nera, dico beh vabbè mettiamoci questa parrucca
invece funzionario di servizio ligio mi mutò perché avevo improvvisamente cambiato. Non solo annunciatrice ma anche conduttrice inviata di importantissimi programmi della RAI. Questa è Canzonissima del 1971. Quello che fa capo a Roma è condotto da Daniele Piombi e Gabriella Farinon. A voi Studio 3 di Roma. Grazie. Bene, ci vuoi presentare la commissione? Sì, abbiamo anche noi un notaio e un intendente di finanza, poi abbiamo anche una giuria di riserva come tutte le altre sedi. Comunque direi di collegarci subito con la nostra prima sede esterna. Perugia. Vuoi chiamare Perugia? Perugia, siete pronti? 1971, dagli annunci a mezzo busto alla conduzione a figura intera. Sì, perché nel 68 io sono stata fissa dal 61 al 68, poi ho lasciato la RAI e da esterna però venivo, mi affidavano dei programmi. Ti attiravano. Per ben tre volte tra l'altro hai condotto il Festival di Sanremo, sì. E hai stabilito un primato. Vediamo l'edizione, sì, del 1973, spalle. Vediamo. Allora ringraziamo Memo Remigi che ha rotto il ghiaccio e ha dato via al nostro 23° festivale. Passiamo al secondo cantante. Il titolo è Straniera Straniera, autore Specchia, dirige il Specchia Chiaravalle, gli autori dirige il maestro Tomelleri, canta Lionello. Sei stata la prima donna a condurre da sola due sere. Per due sere, sì. Quanto eri emozionata? Un po', ma non molto, perché dovevi andare in onda e quindi l'emozione la dovevi un po' dimenticare. Poi c'era il festival, gli autori ed era troppo importante di non lasciarsi prendere dall'emozione. Hai recitato per Garinei e Giovannini in una famosa commedia musicale, sì, per la TV che si chiamava Ma di sabato. Ma di sabato, signora Lisistrata. Vediamo. Ecco. Rito avventure turbolenti, viene chiamato Don Giovanni impenitente. Ma se è la moglie che il marito invece inganna, nessuno mai la chiamerà Donna Giovanna. Per suoi mariti se vorranno l'armistizio, da adesso in poi dovranno mettere giudizio. E se vorranno l'armonia del popolare, se si dovranno ben sapersela sudare. Il cast era straordinario, oltre a te, Vice Valori, Paolo Panelli, eravamo tantissimi. In quegli anni, tra l'altro, hai avuto due figli, no? Hai avuto mai la tentazione di lasciare la carriera? Beh, l'ho lasciata quando ho incontrato mio marito pugliese, ecco, perché non amava avere. Poi io stavo tra Bari e Roma e mi stavo occupando dell'AIRC, di creare in Puglia l'associazione per la ricerca sul cancro. Bravo. Quindi avevo da fare e da mettere a frutto la notorietà. Senti, un'ultima domanda. So che hai una passione per i viaggi, alcuni li hai fatti con altre signorine. Buonasera Rosanna Baudetti e Nicoletta Orsomando, che salutiamo naturalmente. Baudetti, fate ancora viaggi insieme? Beh, Nicoletta è mancata purtroppo. Con Rosanna naturalmente. Sì, con Rosanna certo. Andate ancora in giro? Sì, ci stiamo preparando per la Francia per andare a conoscere meglio Proust adesso. Hai capito, sì. Va bene. Un viaggio interessante sicuramente. È stata con noi Gabriella Farinon. Grazie Gabriella. Grazie davvero. Grazie a lei. Grazie. E io vado dall'altra parte dello studio perché è il momento del...